Dallo stadio anfiteatro di Villa Potenza va in scena il settimo appuntamento del girone E di seconda categoria Marche. Si sfidano in questa settima giornata l'Elvia Recina e l'Academy Civitanovese, due squadre che arrivano a pari punti dopo sei turni giocati, un'Elvia Recina che ha assolutamente bisogno di ritrovare il sorriso e vuole farlo di fronte al proprio pubblico per invertire il trend negativo delle ultime partite. L'Academy Civitanovese vorrà sicuramente fare una buona partita, sono gli ospiti a giocare il primo pallone dell'incontro. Mister Cesaretti ha preparato una formazione attenta per contrastare le offensive dei ragazzi di Mister Luzzi, che non attendono a farsi trovare pericolosi. Vediamo il primo pallone, infatti pericoloso, arriva al terzo con Pietrella che vede l'estremo difensore ospite fuori dai pali, ma la conclusione si estingue di poco sul fondo. Due minuti dopo però è la formazione di casa che reclama un penalty a seguito di un contatto in area. I ragazzi di Villa Potenza chiedono anche l'ammonizione a seguito di un intervento in precedenza. Al 27esimo il vantaggio locale, Maluccio viene imbeccato in area a tempo per girarsi e piazzare una conclusione che finisce sul palo alla sinistra dell'estremo difensore ospite. È il vantaggio dell'Elvia Recina, un vantaggio che sicuramente aiuta a gestire meglio l'incontro per i ragazzi di Mister Luzzi, che non patiscono particolari problemi fino alla fine del primo tempo e chiudono in vantaggio. La ripresa si apre sempre nel segno dell'Elvia Recina, che gestisce con ordine e prova a tenere indietro l'Academy Civitanovese. Il gol del 2-0 arriva al 26esimo della ripresa. Maluccio, perfettamente imbeccato in area, si aggiusta il pallone, scaglia una conclusione che termina all'angolino. Una Elvia Recina che ritrova sicurezza e soprattutto serenità nei momenti chiave dell'incontro. Contento Mister Luzzi per la prestazione del collettivo. Ma non finisce qui, perché c'è spazio anche per assistere alla rete del 3-0. Al 40esimo Laconi viene pescato con i giri giusti, un colpo da biliardo che si infila nell'angolino lontano e permette all'Elvia Recina di bissare il successo. 3-0 per gli arancioneri, che ora possono concentrarsi sulla Coppa. Nel finale l'Academy prova a ridurre lo svantaggio, ma dopo 3 minuti di recupero arriva il triplice fischio. L'Elvia Recina vince, convince ed ottiene il terzo successo stagionale. I ragazzi di Mister Luzzi salgono ad 11 punti ed ora spostano l'attenzione sulla sfida di Coppa di mercoledì contro il Borgo Mogliano Madalla. Bomber e Maluccio, due gol oggi splendidi. Sì, per fortuna è andata bene oggi, quello che contavo oggi era vincere. Sono contento di, con i miei gol, di aver aiutato la squadra. Venivamo da una settimana difficile, perché settimana scorsa non è andata come speravamo, non vedevamo oggi l'ora di giocare, credo l'abbiamo dimostrato in campo. Oggi volevamo i 3 punti, la società ci teneva, noi ci tenevamo, quindi volevamo fare bella figura davanti al nostro pubblico. Ci sono arrivati due bei palloni, due bei gol. Sì, sono state due giocate grandi di Conti, che è entrato in mezzo al campo, le abbiamo provate spesso, oggi ci sono uscite e sono contento che sia andata bene e che abbiamo preso i 3 punti. Siamo con Mister Cesaretti della Camery, oggi un risultato un po' stretto, mister. No, loro si sono meritati la vittoria, perché sono una squadra attrezzata per stare su in classifica, tra i primi posti. Ci hanno tutti i giocatori per fare bene. Diciamo che noi ci abbiamo avuto la palla l'1-1, che il nostro attaccante a 3 metri dalla porta ha sbagliato, poi loro hanno fatto due bei gol con i loro attaccanti, che movimenti perfetti, e hanno insaccato la palla. Però questa squadra c'ha trame, c'ha gioco, c'ha giocatori, quindi è fatta e costruita per stare su in classifica. Noi dobbiamo fare un altro percorso. Forse la Camery pecca un po' nel gioco davanti.
Sì, abbiamo tutti i ragazzi giovani che stiamo cercando di costruire magari per migliorare in fase offensiva e quindi magari anche oggi con una difesa così arcigna, perché ricordiamo che ci sono giocatori come Liberini e Ballini che sono giocatori che hanno fatto categorie, soprattutto Ballini che è un giocatore che ha fatto la promozione fino a poco tempo fa, quindi le palle aeree sono tutte di loro, impostavano da dietro, i nostri attaccanti hanno sofferto, però la prestazione c'è stata, solo che dobbiamo migliorare in fase offensiva, soprattutto con gli attaccanti. Mister Luzzi, oggi un bel sorriso, un risultato rotondo e meritato soprattutto. Il sorriso ce l'ho sempre, anche quando le cose vanno bene, perché sono ottimista per natura. No, vabbè, partita di oggi, il risultato vuol dire che è stato tutto facile, ma il calcio... lo so bene, non è mai facile, 3-0, penso meritato, però gli avversari erano ben messi in campo, hanno dei buoni giocatori, allenati da un buon mister, un ottimo portiere, quindi per noi non è stato facile sbloccare. Abbiamo sbloccato il risultato, poi siamo sempre cresciuti di più durante i 90 minuti e abbiamo portato a casa il risultato con 3 punti fondamentali. C'è anche una bella punta che finalizza tutto ciò che gli arriva. Fabio vede la porta come pochi, c'è a metterlo in condizioni di fargli far gol, oggi ci siamo riusciti, lui ha risposto presente, dobbiamo cercare di metterlo in condizioni di far tanti gol, perché a noi ci serve veramente una persona che ci fa tanti gol. E adesso capitolo chiuso, preparati per mercoledì che abbiamo la Coppa per passare il turno e Recchievasse come sempre.